Io trovo piuttosto riluttante che la minoranza interna, in un momento in cui c'è il dramma dell'immigrazione, basterebbe cancellare il programma dell'F-35 per avere le risorse, per salvare ancora di più vite in mare, per poter approvare il reddito di cittadinanza e per poter finanziare progetti di cooperazione internazionale in Africa, discuta e si divida esclusivamente sull'eleggibilità di un Senato che comunque resta inutile, ma servirà essenzialmente a dare l'immunità parlamentare a 95 consiglieri regionali o a sindaci. E come sapete, i consigli regionali sono la classe politica più indagata d'Italia. Insomma, sono dibattiti tutti interni al Partito Democratico, che evidentemente ha a cuore problemi della politica e non problemi dei cittadini. Senti, quindi c'è un'emergenza europea che mai come in questo momento riguarda l'immigrazione e coinvolge praticamente tutti gli stati. Assolutamente, io vorrei soltanto ricordare, però questo lo dovrebbero fare, se ci date una mano anche voi a ricordarlo, che a dicembre scorso è stata approvata una mozione prima firma Maglio Di Stefano per chiedere il superamento del regolamento di Dublino, che quello è un dramma, e oggi finalmente si inizia a parlare appunto del superamento del regolamento di Dublino. Insomma, la prima cosa che va fatta è cambiare Dublino, perché questo è un dramma. Poi ripeto, a me mi dà il volto a stomaco l'ipocrisia di chi si scandalizza per quelle morti incredibili, quel bambino in mare, la domenica, e poi lunedì continua a armare l'assassino che l'ha ucciso. Cioè, l'Italia negli ultimi 10 anni ha venduto tante armi. Le armi italiane in giro per il mondo uccidono. E l'Italia ha venduto anche armi alla Siria negli ultimi 10 anni. Però ci scandalizziamo se ci sono le guerre. Ecco, quando è che i telegiornali pubblicheranno dei dossier o daranno delle informazioni sulla crescita dell'export degli armamenti? Perché le guerre si fanno con le armi.